molto brevemente qual è la struttura del mio intervento. Partirò con una breve, brevissima presentazione dei consigli che sono stati affrontati in questo clean della nostra unità di ricerca, passando per la descrizione della metodologia da noi applicata e infine mostrando un po' quali sono i risultati attraverso i vari casi studio che noi siamo riusciti a ottenere dal punto di vista sia del recupero degli edifici esistenti che da quelli di tipologia storica. E inoltre ci siamo soffermati anche sull'analisi strutturale e sulla modellazione dei componenti strutturali dell'edificio che possono intervenire all'interno del processo di modellazione BIM. Quindi terminerò poi con un'analisi delle criticità che sono state riscontrate durante questo periodo di attività e poi con una conclusione barra sfida per il prossimo futuro. Quindi, brevemente, perché probabilmente molti di voi già conoscono i vari progetti, perché abbiamo collaborato con diverse università, tra cui l'Università di Genova e l'Università di Brescia, per l'elaborazione del lavoro prodotto fino ad oggi. Abbiamo approfondito il tema dell'analisi strutturale, l'analisi energetica e in particolare l'interoperabilità tra di analisi strutturale e energetica sul tema il tema delle scuole e quindi il primo caso studio è il primo liceo artistico statale a Torino, struttura prefabbricata. Dopodiché abbiamo calato la metodologia BIM prendendo in considerazione due edifici aulici, tra cui sono il Castello del Valentino a Torino e l'Albergo dei Poveri a Genova. Quindi ho provato a sintetizzare un po' quella che deve essere la metodologia, quella che è stata la metodologia di lavoro seguita nei diversi casi studio, a partire dall'analisi dei documenti d'archivio, che possono essere i più vari, quindi partendo da proprio documenti d'archivio oppure rilievo che può essere rilievo geometrico, fotografico o laser scanner. Dopodiché ci siamo dedicati alla restituzione dei dati attraverso l'elaborazione di un modello BIM parametrico, considerando gli aspetti di un'interoperabilità 3D che non curi soltanto la dimensione tecnologica ma si interessi anche della dimensione di processo e organizzativa. Quindi una volta generato il modello BIM abbiamo cercato di scoprire le utilità di questo modello, che non nasce fine a se stesso, non deve nascere perché bisogna fare il modello BIM e non si sa qual è il suo fine, ma dal nostro punto di vista il modello BIM deve essere utilizzato per la gestione del fabbricato, e questo fabbricato, essendo costituito da diversi elementi e tipologie costruttive differenti, sarà caratterizzato da oggetti BIM diversi che quindi dovranno essere poi interrogati in modo a sua volta differente nei vari test di interoperabilità. Ovviamente questa metodologia richiede un focus sui livelli di sviluppo e di dettaglio che ogni modello deve avere in funzione del proprio obiettivo. Quindi, partendo dal primo liceo artistico, possiamo vedere come la struttura sia una struttura prefabbricata in cui sono stati realizzati con tegoli WT, e una volta modellata la struttura questa è stata esportata su robot e anche su ETAPS, affrontando un po' il tema dell'interoperabilità orizzontale e verticale, in cui ad esempio il passaggio da Revit a robot può avvenire in vari modi, ma il modo più semplice è quello fornito dalla software house, che però non prevede un formato di scambio standard, affrontando invece
la tematica dei formati open, abbiamo riscontrato diciamo, alcune difformità. Invece con il programma ETAPS abbiamo utilizzato lo standard IFC e nonostante l'utilizzo dello standard IFC abbiamo lo stesso notato delle criticità sulla topologia e sulla considerazione del tegolo WT che per il software non è stato in grado di decidere se il tegolo dovesse essere considerato come una trave o come solaio e quindi da questo punto di vista abbiamo dovuto riprogrammare all'interno e reinserire alcuni parametri strutturali all'interno dell'ambiente di calcolo specifico. Dopodiché per la stessa scuola ci siamo preoccupati dell'analisi illuminotecnica, questa era un'analisi preliminare, ricordo tutti che ormai il software che non è più utilizzato ad oggi, però essendo stato uno dei primi test all'inizio del progetto di ricerca, credo che sia giusto far vedere come un modello BIM possa essere utilizzato per fini scopi differenti attraverso l'utilizzo di interoperabilità con formati di scambio più eterogenei possibili, anche se talvolta per un'analisi di questo tipo le informazioni alfanumeriche vengono perse vengono conservate soltanto le informazioni geometriche, però per una simulazione illuminotecnica possono anche essere sufficienti. Una simulazione illuminotecnica preliminare. Una simulazione illuminotecnica preliminare. Certo. Dopodiché, prendendo in considerazione invece il castello del Valentino, anche in questo caso abbiamo seguito la stessa metodologia di lavoro, partendo dall'analisi dei documenti d'archivio, effettuando un rilievo fotografico, realizzando una nuvola di pixel con un 2-3 di catch e sviluppando poi una mesh, allora, perché questo rientra in uno di quei casi di studio iniziali di questo pin, è stata sviluppata una mesh che poi è stata importata nel modello, in un ambiente di modellazione. Ovviamente, come potete vedere, in questo caso abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione sul livello di dettaglio per quanto riguarda il restauro, no? Quindi disinteressandoci della struttura della scala di per sé, perché il caso studio del Castello del Valentino è uno scalone che guarda il fiume Po, che è soggetto però a degrado. In questo caso quindi il livello di dettaglio si è incentrato su come computare e quindi come estrarre le informazioni necessarie che possono servire ai restauratori in fase di riqualificazione o recupero di un certo componente edilizio. Quindi la mesh è stata importata nell'ambiente di progettazione Revit, prima in una famiglia e poi nell'ambiente di progetto, dopodiché sono state effettuate numerose sezioni per poter generare una superficie in grado di automatizzare il processo di creazione dell'oggetto BIM e una volta arrivata alla realizzazione dell'oggetto, quindi dal punto di vista della modellazione geometrica siamo arrivati alla fine, ci siamo dedicati alla modellazione alfanumerica, quindi espandendo un po' il database per quanto riguarda le alterazioni, andando a creare un campo dedicato e una volta creato il campo alfanumerico abbiamo provato a monetizzare la parte relativa al degrado dal punto di vista delle quantità andando a utilizzare il linguaggio visuale di programmazione con Dynamo per cercare di sapere qual è la superficie necessaria da recuperare e, ipotizzando una tipologia di materiale, è possibile ottenere quindi una tipologia di intervento, è possibile ottenere degli abaci numerici di quantità in cui, che possono servire in fase di gara.
Invece passando al terzo caso studio, ricordo che questo caso studio è stato oggetto di ricerca sia dell'unità di Polito in collaborazione con l'unità di Brescia e di Genova. Per questo caso studio è stata realizzata una campagna di rilievo con laser scanner, dopodiché una nuvola di punti è stata processata in un ambiente che può essere duplice sia con Farosino che con un software Autodesk come recap, ma non è importante il tipo del software, è importante la metodologia di lavoro. Dopodiché la nuvola è stata importata in un ambiente di modellazione in Revit in cui sono stati creati i vari oggetti, quindi è stato popolato il database con gli oggetti BIM. Quindi, come potete vedere, la nuvola di punti è stata organizzata per qualsiasi unità tecnologica e per poter agevolare la modellazione è stata sfruttata la condivisione del lavoro, creando un modello centrale a cui sincronizzare vari modelli locali e per poi procedere quindi con la definizione di un template di riferimento in grado di aiutare l'utente che quotidianamente o nel caso di un'edilizia storica aulica può trovarsi a dover riprodurre un modello il più fedele possibile con la realtà. Posso fare anche una domanda su al coordinatore? Ovviamente il tema è sempre molto importante su questo che è chiaro ed evidente da questo caso studio è che partendo da una nuvola di punti molto dettagliata derivante dal rilievo si ha tutta la pelle di quello che è il modello che si riesce a fare, ma non si ha nessuna informazione su quello che sono quelle stratigrafie, che è il vero problema che rimane come dato che serve poi se si deve intervenire. Quindi questo, indipendentemente dal software che si va ad utilizzare, è il vero tema, il vero problema è la conoscenza del dato e la certezza delle informazioni che si ha dei dati che si vanno ad inserire. Quindi, riprendendo il professor Sodello, è possibile porsi un interrogativo su, come avete visto anche con gli altri casi studio, che hanno tipologia costruttiva diversa, come il modello strutturale interagisce e può essere utilizzato come validazione per effettuare delle simulazioni di indagine, ad esempio antisismica. Questo non ci è dato ancora un punto interrogativo e in questi termini vi proporrò poi nelle prossime slide un esempio che prende spunto sempre da una modellazione BIM di una scuola, però con finalità di risparmio energetico. Quindi, soltanto per concludere il caso studio della curva dei poveri, la modellazione delle volte si è spinta poi su un principio di automatizzazione del processo di creazione dell'oggetto BIM, partendo sempre da una nuvola di punti. La nuvola è stata poi analizzata in un software parametrico, questo che ha generato una superficie, e questa superficie è stata poi importata nell'ambiente di modellazione BIM in cui con un semplice automatismo si è passati alla generazione del progetto BIM. Quindi, come potete vedere dalla tabella in alto a destra, l'oggetto usato è una famiglia caricabile, il livello di precisione è stato molto alto perché la superficie generata dalla nuvola di punti ha approssimato nel modo migliore possibile la curvatura della volta. La velocità di modellazione, di realizzazione dell'oggetto è stata veloce e la conoscenza richiesta è stata quella di un principiante, sebbene, come potete vedere, l'oggetto non sia proprio un oggetto semplice. E il livello di dettaglio richiesto per questo oggetto è, prendendo spunto dalla normativa britannica, un livello 2, in cui io però ho voluto caratterizzare il livello 2 con l'interoperabilità, perché
come potete vedere dalla slide precedente, la volta dell'atrio principale è realizzata secondo una metodologia, mentre questa volta è stata realizzata secondo quest'altra metodologia. È chiaro che le due tipologie di volte hanno seguito metodi differenti, ma in quest'ultima il valore aggiunto viene dato dall'interoperabilità, mentre nella volta precedente è stata richiesta una conoscenza spinta della modellazione. In questo caso l'utente che deve modellare la volta può non sapere nulla di modellazione, ma sapere tantissimo in ambito di interoperabilità, e quindi il processo di modellazione è enormemente facilitato. Quindi siamo verso la parte delle criticità riscontrate. Noi ci siamo resi conto che è vero, in questi anni noi abbiamo provato e testato la metodologia proposta in precedenza con differenti casi studio che hanno tipologie strutturali differenti e hanno finalità differenti, ma a questo punto ci è sorta la domanda di come validare il modello virtuale con la realtà. Il modello virtuale ha lo stesso comportamento strutturale rispetto al fabbricato? E quanto è fedele il modello SBuilt rispetto al fabbricato esistente? Questo è un problema che non può essere risolto soltanto con l'esecuzione laser scanner della nuvola di punti, assolutamente, ma saranno a nostro avviso necessarie degli studi successivi che sono in grado di modellare meglio l'edificio reale, in modo che l'edificio, il modello virtuale, possa essere in grado di simulare il comportamento del modello reale per poter essere utilizzato in fase di gestione quotidiana dell'edificio e in fase di monitoraggio. Quindi vi porto l'esempio di una scuola sempre a Torino, in cui la finalità era l'analisi energetica, il modello è sempre un modello BIM realizzato con un ambiente di modellazione parametrica in Revit, ma in questo caso, essendoci già i sensori presenti all'interno della scuola, sensori di temperatura, umidità e consumo energetico, noi siamo stati in grado di validare il modello BIM come modello più fedele possibile, più rispondente possibile alla realtà, perché abbiamo sovrapposto le simulazioni energetiche sia di consumo energetico sia di comfort termico con i dati reali ottenuti dai sensori, e a nostro avviso questo deve essere, secondo noi, la risposta migliore anche dal punto di vista strutturale. Inoltre, per quanto riguarda il parametro della robustezza strutturale, ci siamo affidati alla definizione dell'eurocodice, in cui come robustezza, definizione di robustezza è l'abilità di affrontare e resistere alle azioni, a eventi insoliti, quali ad esempio esplosioni, incendi, eventuali eventi non considerati. Sì. In questo caso noi siamo partiti sempre dalla modellazione BIM, insomma, potete vedere il modello della torre della regione Piemonte, e in questo caso siamo partiti sempre dalla stessa domanda: si realizza un collasso progressivo? Cioè, come faccio a rispondere a questa domanda? Devo utilizzare un modello, perché non posso testare nella realtà, se no la struttura va giù, ma come posso utilizzare il modello che si comporti esattamente come la realtà, o comunque abbia un grado di tolleranza molto vicino e quindi sia rispondente alla realtà? Attraverso uno schema e quindi la generazione di un processo metodologico siamo riusciti a dire che nel caso dovesse verificare un evento, si sta lavorando, perché il modello è in fase iniziale, però la struttura, anche in collaborazione con il professor Chiaia, la metodologia di lavoro sull'analisi strutturale è in corso d'opera per poter definire uno standard di riferimento. Quindi per concludere volevo lanciare una sfida che sia un po' un paragone con gli altri ambiti di progettazione e realizzazione
nel mondo attuale, per cui l'industria delle costruzioni, che è quella che più da vicino ci riguarda, è quanto sia distante il modello reale rispetto alla build intesa come documenti consegnati e che stanno poi in un archivio che solitamente non sono per niente fedeli alla realtà, e quindi c'è un punto interrogativo su come realizzo io il mio modello, basandomi sui documenti d'archivio, basandomi sulla realtà, mediando, ma alla fine questo modello deve essere utilizzato per la gestione quotidiana, e questo, per poter essere utilizzato in questo modo, deve essere il più rispondente possibile, come invece avviene per l'industria meccanica, in cui se voi considerate un modello di un progetto di un aereo, potete vedere che il livello di affidabilità dell'informazione presente in una SBuild è pressoché pari a totale rispetto al modello, all'oggetto Boeing aereo che viene sviluppato. Quindi a questo punto di vista la domanda che ci poniamo è impossibile o possibile tendere a un'industria delle costruzioni che riesca a automatizzare il processo di modellazione, rendendo un modello rispondente alla realtà per diverse finalità? Questa è la sfida che in realtà viene lanciata, perché poi è ovvio che su questo può nascere istintivamente una prima risposta, grazie Matteo per l'intervento, che sì, però il mondo della meccanica è molto diverso da quello delle costruzioni, perché l'industria della costruzione ogni edificio è un edificio a sé, è vero, però le informazioni sono più o meno sempre le stesse, quelle che servono. Allora forse quello che deve cambiare è l'approccio, è il metodo, ed è cominciare a inserire anche il concetto di tolleranza quando si lavora e quando si interviene sul costruito o si lavora sul nuovo. È proprio un cambio metodologico che gli strumenti possono consentirci di incominciare a elaborare in maniera un po' più concreta, ma se non cambia la mentalità noi continueremo ad avere dei disegni che non corrispondono alla realtà. Quindi tutte le simulazioni che possiamo andare a fare rimarranno delle simulazioni con dei gradi di affidabilità molto bassi. Grazie.